direi che si può essere soddisfatti, no, di un pareggio così, una bella partita, un ottimo avversario, un bel Brescia. Sì, dai, per come è arrivato alla fine. No, sei soddisfatto? Di che non sì, 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 sono soddisfatto. Per come è arrivato alla fine, sì. È ovvio che eravamo partiti convinti che volevamo portare a casa una vittoria. Non ci siamo riusciti, però non abbiamo lottato, abbiamo recuperato sempre lo svantaggio, quindi è un grosso spirito e va bene così. Tu sei arrivato a gennaio, quindi questa squadra non vince in casa da novembre. Che idea ti sei fatto di perché questa squadra non riesce a vincere le gare a casa di Inter? Beh, sinceramente, cioè, non lo so. Noi prepariamo la partita sia in casa che fuori allo stesso modo, con l'atteggiamento di voler vincere sempre, quindi è ovvio che vincere in casa dobbiamo assolutamente farlo, perché è una roba casa nostra, quindi dobbiamo farlo. Ci riusciremo il primo, già da mercoledì dobbiamo provarci e per sfatare questo tabù, dai. Sulla tua partita, al netto del gol, una partita di tanta corsa, tanto sacrificio, anche una partita sporca per certi versi. Sì, era una partita dove loro hanno grossa velocità sulle fasce, quindi c'era da pareggiare l'intensità che loro hanno, una caratteristica che li ha sempre contraddistinti, quindi era questa la partita, siamo partiti forte, loro hanno trovato il gol, però abbiamo il pallino noi sempre del gioco, quindi poi non abbiamo mollato, abbiamo raggiunto a fine primo tempo il pareggio, però sì, abbiamo fatto tutta una partita di sacrificio e fino all'ultimo ce la siamo giocata e volevamo addirittura vincerla, quindi bene. Grazie. Prego. Inzaghi ha detto che non bisogna mettere troppe aspettative su questa squadra, perché è una squadra ancora abbastanza giovane, no? E tu magari sei un attimino più esperto, però pensi anche tu che sia il modo giusto, no, di interpretare questo campionato, che visti anche i risultati di ieri e di oggi, resta un campionato difficilissimo e decifrabile, con davvero almeno 6-7 squadre che possono... Esatto, quindi ci insegna che il campionato è duro, è difficile, quindi è inutile far programmi o far pensieri alti, dobbiamo pensare partita dopo partita e giocare tutti i giorni per vincere.